Signora, c'è una fila lunghissima per votare alle primarie del PD, lei se lo aspettava? Sì che me l'aspettavo, visto che i gazebo sono dimezzati, era chiaro. E soprattutto sono dispiaciuta perché sono solo vecchi. Penso che in questo momento questo non è un voto soltanto per il PD, ma è un voto politico nazionale. Un segnale che dà almeno questa parte del paese a questo governo che in questo momento si sta gestendo. Ma tutte le cabine si potevano fare, la gente che aspetta lì fino di là, no? È proprio un problema. Sono quasi le 12, quante persone hanno votato qui? Hanno votato più di 300 persone, tra l'altro un mix equilibrato tra donne, uomini e ragazzi. L'altro all'ultime primarie c'è la stessa affluenza o stavolta un po' di più perché ci sono meno seggi? Ci sono meno seggi, l'affluenza è sicuramente maggiore, tra l'altro la fila arriva fino in via Ruggero VII, quindi immaginiamo che si crescerà ancora moltissimo sul numero dei votanti. La fila è lunghissima, per quale motivo? C'è gente che vuole votare o ci sono meno gazebo? No, c'è tanta gente che vuole votare e la cosa bella tra l'altro è che tutto questo messaggio di grande volontà di partecipazione è un messaggio che ci arriva da tutta Italia, cioè, ci segnalano lunghe file in tutte le grandi città, nei comuni, per cui è già così un successo, al di là di quando verrà fatto lo spoglio, vedere che c'è tutta questa volontà di rafforzare l'unica forza politica di opposizione a questo governo pericolosissimo per il Sud e per gli italiani credo che sia un fatto importantissimo. La gente in fila chiede ai dirigenti unità, un partito che fino a ieri anche in Sicilia si è diviso, ha fatto esposti, non ha riconosciuto una parte, un'altra parte del partito. E la gente in fila ha assolutamente ragione, di tutte le discussioni dei burocrati dei partiti che hanno a che fare con assetti interni incomprensibili, ne hanno piene le scatole. Che indicazione vorrebbe dare al nuovo segretario? Le indicazioni sono quelle di fare lavorare i circoli, ritornare a parlare con la gente, farsi vedere tra la gente e di essere un partito inclusivo. Uno dei pochi ragazzi in fila. Sì, sfortunatamente sì, si nota soprattutto questo, però da qualche parte dobbiamo farci un po' vedere, no? Perché qua c'è poca gente della mia età. Però perché i ragazzi non vanno al gazebo del PD? Non lo capisco, la sinistra non riesce ad arrivare a noi.